Buonasera, benvenuti al terzo appuntamento di questo ciclo Etimologie che curo. Io, Marino Sinibaldi, insieme a Claudio Longhi e quindi Emilia Romagna Teatri, che lo promuove con la fondazione di Emilia Romagna Teatri e il gruppo Unipol e il sostegno, la media partnership di Rai Cultura e di Radio 3. Buonasera, benvenuti al terzo appuntamento di questo ciclo che vi ricordo, ha scelto 8 parole, quindi 4 serate in cui ogni volta presenteremo una coppia di parole per capire quello che stava succedendo al nostro tempo. Uso l'imperfetto perché abbiamo cominciato questo progetto prima dell'irruzione tragica, apocalittica della pandemia, ma questo evento ha reso più necessario, secondo noi, questo tentativo attraverso le parole di capire come il nostro tempo stessero cambiando. I grandi campi dell'economia, della politica, della demografia, della tecnologia sono sullo sfondo. In primo piano abbiamo scelto 8 parole. Questa sera è la volta della quinta e la sesta di quest'ordine. Siamo cominciati, lo dico anche perché tutte queste serate sono riperibili in rete sui siti Facebook degli organizzatori. Abbiamo cominciato con la parola popolo e coraggio. Lo scorso lunedì, 2 parole come generazioni e cura, fortemente segnate dagli eventi che stiamo vivendo. Questa sera siamo davanti a 2 parole, anzi, 2 campi dell'attività del pensiero umano talmente importanti, enormi, che non hanno bisogno di essere motivati: scuola e lavoro, anzi lavoro e scuola nell'ordine che avranno in questa serata. Di lavoro si parla moltissimo, in particolare questa sorta di neologismo, è buffo dirlo avendo per ospite uno dei suoi più antichi studiosi e sostenitori, come lo smart working, e anche però sullo sfondo il timore che alcune situazioni di lavoro, alcune forme di lavoro, alcuni posti di lavoro, alcune attività tendranno a trasformarsi, chissà anche a scomparire con la pandemia che viviamo. E dunque anche qui un elemento di angoscia, di inquietudine, ma anche di curiosità per il futuro, che sono i sentimenti che animano questo ciclo. La seconda parola, scuola, anch'essa non avrebbe bisogno di essere sottolineata nella sua crucialità in questo momento. Se possibile, cioè, se è necessario, ci aiutano i giornali di questa mattina. In prima pagina, sul Corriere della Sera, Agostino Miozzo, co coordinatore del CTS, il Comitato Tecnico-Scientifico, basta con la scuola chiusa, è un disastro per i ragazzi. Quindi in prima pagina sul Corriere questo allarme. In prima pagina su Repubblica questa mattina Massimo Recalcati, un articolo che inizia in un modo che potrebbe essere l'introduzione per una parte almeno di questa nostra serata: non ci siamo mai accorti così tanto dell'importanza della scuola come da quando siamo stati costretti dall'emergenza sanitaria a chiuderla. Quindi oggi non solo è tanto 2 parole, ma 2 veri e propri campi dell'attività umana da sempre, dell'angoscia, del pensiero, della curiosità, delle domande umane oggi. Quindi intanto accolgo Maria Pia Velladiano e Domenico De Masi, che sono nostri ospiti. Ora compaiono nella nostra stanza virtuale, che sostituisce quella nella quale con tutti voi, con voi due in particolare, sarà piacevole tornare a discutere. Dal vivo, dal vero, davanti. Buongiorno intanto Domenico De Masi e Maria Pia Velladiano, li salutiamo ancora perché poi cominceremo. Eccoci qua, benvenuti, grazie di essere qui. Se Grazie. a distanza vi saluto con l'affetto che sapete. Allora, cominciamo il percorso che ogni volta il ciclo etimologie non è che alluda per caso a un termine di grande significato linguistico, l'etimologia, cioè la scienza che tenta di capire il significato profondo delle parole, l'intimo dell'etimo, potremmo dire, perché abbiamo affidato a una valente linguista, Valeria Della Valle, abbiamo affidato il tentativo intanto di raccontare la parola lavoro, per esempio, nella sua storia piuttosto complessa, che magari ci insegna qualcosa anche per l'oggi. Cominciamo dunque con Valeria Della Valle, la sua etimologia della parola lavoro. Lavoro. La parola lavoro deriva dal latino laborem, che a sua volta deriva dal verbo laborare, legato questo verbo all'idea di un lavoro duro, penoso, faticoso. E forse, però non la do per certa, questa è solo una ipotesi di origine, di etimologia, forse legato a un verbo labare col significato di vacillare sotto a un peso. Ecco, da qui deriverebbe, se questa ipotesi è accettabile, quell'idea di appunto lavoro faticoso e
penoso. Il significato relativo a un'attività di produzione di beni o servizi o nell'esercizio di un mestiere o di una professione risale alla fine del XIII secolo. Invece, per trovare prova di un significato che alluda a una a un lavoro retribuito, quindi a un'occupazione retribuita, e ho cercato e cercato, ma dobbiamo arrivare a una prova scritta tarda, addirittura l'ho citato tante volte, al dizionario di Niccolò Tommaseo. Siamo alla lettera L, quindi quella, diciamo, pubblicata nel 1869, rientrante nell'opera, nel dizionario di Tommaseo e Bellini. E ecco, anche qui per inquadrare la parola nel periodo e nell'epoca, Tommaseo allude, per testimoniare questo significato, al lavoro come, cito le sue parole, mezzo di campamento. Quindi ecco perché qui si allude a qualcosa di retribuito, e poi dava gli esempi, no? Cercare lavoro, trovare lavoro, dare lavoro, o addirittura, ecco, questo però non è passato di moda, è senza lavoro, come locuzione che deve dare un esempio dell'uso del significato della parola. E del resto, a proposito della parola lavoro, molte delle accezioni del termine, tanto più se accompagnato da un aggettivo, sono nate tardi, o perlomeno, insomma, più tardi rispetto a quando si potrebbe più tarde rispetto a quanto si potrebbe immaginare. Per esempio, per citarne una, l'espressione lavoro nero. Ecco, lavoro nero è ricalcata sul francese travail noir, e risale come prima apparizione, diciamo così, al 1978, parlo della lingua italiana. E la stessa cosa vale più o meno come cronologia per un'espressione come lavoro sommerso. Poi abbiamo il lavoro alienato, quindi qui citazione proprio da un'espressione di Marx per indicare il processo per cui nella società capitalistica l'operaio non si riconosce nei prodotti della sua attività, che gli diventano estranei e opprimono la sua umanità. Ho citato una tipica definizione da vocabolario della lingua italiana. Risale solo al 1922 l'espressione ipotesi di lavoro, tutta italiana, ma che anche questa è è il calco, la riproduzione, la traduzione di un'espressione inglese che era working hypothesis o working idea. Ecco, eravamo negli anni 20, ovviamente l'espressione inglese è stata tradotta. Ora, in senso concreto, non c'è bisogno di ricordarlo, il lavoro indica la cosa attorno alla quale ci si sta impegnando, sulla quale ci si sta impegnando, quindi riprendere il lavoro in mano, posare il lavoro. Quando il lavoro è svolto a casa propria e non nella sede consueta, oggi e soprattutto in questo periodo viene definito come smart working, con un anglismo, non ho dato mai pareri personali, ma insomma in questo caso con un anglismo totalmente privo di senso, ma diffuso ampiamente dalla stampa e dai mezzi di comunicazione di massa.
Perché dico inutile anglismo? Ma perché abbiamo tante espressioni che sarebbero chiare a tutti, anche a chi non conosce l'inglese, no? Possiamo dire, a seconda della nostra scelta, lavoro agile, lavoro flessibile, lavoro da casa, telelavoro. Però è un dato di fatto, le espressioni inglesi piacciono di più, hanno evidentemente un qualcosa di esotico che fa molta presa, e quindi ecco che durante questo tempo di chiusura, di confinamento, di isolamento, siamo stati condannati anche a sentire e a leggere ogni giorno centinaia di volte l'espressione smart working in inglese. Questo era il contributo di Valeria Della Valle, contributi sempre molto interessanti, anche stasera poi si è espresso persino un parere personale, violando, come dire, la sua neutralità nella ricostruzione della storia delle parole, intervenendo sul tema dello smart working nell'isolamento contemporaneo. Ha accettato smart working, ma ha usato isolamento e non lockdown, Valeria Della Valle. I suoi interventi sono interessanti perché in genere dimostrano quanto parole che noi usiamo con una certa facilità, ecco, hanno avuto una storia tormentata, profonda, ma il significato con cui noi comunemente lo usiamo, ritenendolo quasi eterno, è spesso invece molto recente o addirittura contingente. Questo forse aiuterà un antico studioso del mondo del lavoro e della parola lavoro, dell'attività e delle sue trasformazioni, come Domenico De Masi, che accolgo di nuovo nella nostra stanza virtuale, sociologo del lavoro, autore di molti studi e ricerche sia sul campo che teoriche sul tema del lavoro e anche sul suo reciproco opposto, cioè il tempo libero o l'ozio, che ha tentato di sdoganare, il cui valore ha tentato di sdoganare, ma insomma i suoi interventi sul tema del lavoro sono davvero molto numerosi, è difficile riassumerli, ci sono molti libri, c'è una ricerca recente che aveva persino una destinazione politica intitolata Lavoro 2025, quindi c'è una scadenza che tra l'altro De Masi si è nel frattempo avvicinata, quindi non so quanto quelle profezie possono essere verificate, devo dire, per rendergli l'onore finale, che al tema dello smart work o del lavoro da remoto, vediamo quale frase preferisce, si dedica da talmente tanto tempo, credo almeno dall'inizio degli anni 90, che è il primo a cui ho sentito pronunciare in italiano e in inglese questa parola. Buonasera De Masi, naturalmente parliamo di attività umana, dicevo, fondamentale e insomma ricca di temi proprio da sempre, che è diventata in questi mesi, in queste ore, sottoposta a una tensione e anche una inquietudine particolare. Certo, dunque sono concetti speculari, quello del lavoro e quello del tempo libero, come quello dell'ozio. Bisogna tener conto che gli esseri umani non stanno mai fermi, non stanno fermi di giorno, non stanno fermi di notte, mentre dormono, mentre vegliano, il loro corpo è sempre attivo. Alcune di queste attività servono per produrre beni e servizi. Se sono retribuite, allora costituiscono ciò che generalmente viene chiamato lavoro. Un grande poeta, grande scrittore italiano, Cesare Pavese, ha scritto un libro intitolato Lavorare stanca, ma non solo stanca, altre volte annoia, altre volte abbrutisce, e perciò nella Grecia e nella Roma classica i cittadini liberi si dedicavano alla politica, all'arte, alla guerra, agli ozia, ma tutto il lavoro veniva delegato, imposto sia agli schiavi che agli immigrati. Aristotele ne parla proprio in modo ben chiaro, dice è perfetto solo il cittadino libero dai compiti necessari, i quali vengono sbrigati da servi, da artigiani e da braccianti. Bisogna aspettare ben 20 secoli prima che il lavoro sia considerato un'attività nobile, degna dei cittadini liberi. A sdoganarlo furono Locke, furono Smith, furono Marx. Secondo Smith, alla fine del Settecento, il lavoro è l'ultima e reale misura con cui il valore di tutte le merci può essere stimato e paragonato in ogni tempo e in ogni luogo. Cioè, per capire quanto vale il mio orologio, devo sapere quanto tempo ha richiesto di lavoro e che tipo di lavoro. Marx va ancora avanti, dice
siamo nella metà dell'Ottocento, il lavoro è l'essenza dell'uomo, l'essenza che si avvera nell'uomo. Quando Smith e Marx scrivono questi loro saggi, il 90% dei lavoratori erano contadini e operai, quasi tutti analfabeti. Solo il 10% era composto da professionisti, impiegati, funzionari, dirigenti, imprenditori. Ma da allora le cose sono cambiate. Sono cambiate soprattutto per quattro ondate progressive successive di progresso tecnologico. Agli inizi dell'Ottocento, le macchine meccaniche, il famoso telaio inglese che è stato un po' l'emblema dell'avvento industriale. All'inizio del Novecento le macchine elettromeccaniche, pensiamo alla catena di montaggio, pensiamo all'automobile. Alla fine dell'Ottocento, del Novecento, le macchine digitali, computer e robot, e oggi praticamente l'intelligenza artificiale. Grazie a questo progresso tecnologico abbiamo potuto produrre sempre più beni, sempre più servizi, con sempre meno lavoro umano. È quello che chiamiamo appunto produttività, che è anche una cartina al tornasole del progresso complessivo del successo umano. Si pensi che negli anni iniziali del Novecento, proprio i primi del Novecento, gli italiani erano 40 milioni e in un anno sgombrarono per 70 miliardi di ore. Allora si lavorava 10 ore al giorno per 6 giorni alla settimana. Lo scorso anno invece eravamo 60 milioni e tutti insieme in un anno abbiamo lavorato appena 40 miliardi di ore. Con 30 miliardi di ore in meno abbiamo prodotto centinaia di volte in più. Gli economisti e i sociologi parlano di jobless growth, di sviluppo senza lavoro. Al posto di noi umani sono sempre più le macchine che si incaricano di produrre per noi. Si schiude così una prospettiva di lavoro di tempo libero e di ozio che io auspico creativo. Le macchine meccaniche, elettromeccaniche, i robot hanno sostituito soprattutto gli operai, che ora rappresentano infatti appena un terzo di tutta la forza lavoro. I computer hanno sostituito soprattutto gli impiegati, che ora rappresentano un altro terzo della forza lavoro. Ma infine l'intelligenza artificiale si è appresta a sostituire addirittura, almeno in parte, il lavoro creativo dei professionisti, dei manager, degli artisti, degli scienziati, che attualmente rappresentano un altro terzo della popolazione attiva. Nel corso di due secoli, dalla metà del Settecento alla metà del Novecento, fino alla Seconda Guerra Mondiale, la società era centrata soprattutto sulle fabbriche e sulla produzione di beni materiali, come automobili, frigoriferi e così di seguito. Perciò parliamo di società industriale. Durante questi ultimi due secoli di società industriale, le scienze organizzative si sono occupate quasi esclusivamente dell'organizzazione della fabbrica, dove gli operai, le cosiddette tute blu, rappresentavano la grande maggioranza della forza lavoro, come abbiamo già detto, come ho già detto. Impiegati, i cosiddetti colletti bianchi, erano una minoranza. Venivano organizzati negli uffici secondo criteri molto molto simili a quelli dei reparti di produzione. In entrambi i casi l'attenzione maggiore dei capi consisteva nel sovraintendere al controllo e alla disciplina dei dipendenti. Nelle fabbriche gli interessi contrapposti dei datori di lavoro e dei lavoratori ha dato vita a una dialettica sociale tra borghesia e proletariato che, tramite la lotta di classe, ha consentito agli operai di conquistare i diritti essenziali a una dignitosa cittadinanza. Non a caso l'articolo 1 della nostra Costituzione sancisce che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Ma dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, i paesi industrializzati hanno preferito dislocare le fabbriche nei paesi sottosviluppati e in patria hanno puntato soprattutto sulla produzione di beni immateriali, come i servizi, le informazioni, i simboli, i valori, l'estetica. Perciò parliamo di società post-industriale, nella quale i colletti bianchi rappresentano circa il 70% di tutta la forza lavoro
e i giovani dotati di conoscenze digitali man mano soppiantano gli anziani analogici. Il lavoro mentale tende a crescere ancora percentualmente. La sua produttività dipende non tanto dal controllo esercitato dai capi, quanto dalla motivazione dei lavoratori. È esercitato da un numero crescente di donne e si avvale sempre più del supporto dei computer e dell'intelligenza artificiale. Allora, qual è il futuro del lavoro? Qual è il futuro del tempo libero? Qual è il futuro dell'ozio? Cioè di queste categorie complementari tra loro? Il futuro è determinato prevalentemente da due fattori, la globalizzazione e il progresso tecnologico. L'effetto congiunto della legge di Moore, per cui la potenza dei microprocessori addirittura raddoppia ogni 18 mesi, si pensi che le automobili per raddoppiare la loro velocità hanno impiegato 70 anni. La confluenza del riconoscimento vocale, delle piattaforme, delle nanotecnologie, della robotica, dell'intelligenza artificiale, tutto questo comporterà quel jobless growth di cui ho già parlato, per cui i nuovi posti di lavoro che si creeranno saranno numericamente inferiori ai vecchi posti di lavoro che andranno distrutti. E questa è civiltà, il trionfo dell'ozio sulla fatica, il trionfo del tempo libero e della vita sul lavoro. Ne discendono infatti alcune conseguenze. Primo, grazie all'informatica, una percentuale crescente di mansioni mentali possono essere svolte in smart working, cioè in qualunque luogo lontano dall'ufficio. È il trionfo dello smartphone, il trionfo del computerino portatile che ci fa lavorare in treno, che ci fa lavorare nelle stazioni, negli aeroporti, al bar, in giardino, in spiaggia. Seconda conseguenza, nella società industriale lavoro e vita erano separati nettamente, mentre nella società post-industriale confluiranno sempre più in quel mix di lavoro, studio e gioco che io chiamo in modo provocatorio ozio creativo. Ancora, terza conseguenza, si ridurrà progressivamente l'orario di lavoro. Già oggi i tedeschi lavorano 31 ore la settimana, mentre in Italia lavoriamo 40 ore. Ma secondo la previsione avanzata nel 1930 da Maynard Keynes, cioè il più grande economista del Novecento, i giovani che entreranno nel mercato del lavoro nel 2030 lavoreranno solo 15 ore la settimana. Si giunge così all'ultima delle conseguenze, la quarta. Tutto ciò significa che il tempo libero aumenterà sempre più, spossessando il lavoro dalla sua attuale centralità. E è proprio Keynes che conclude, e con lui concludo anch'io, per la prima volta dalla sua creazione, l'uomo si troverà di fronte al suo vero, costante problema, come impiegare il tempo libero che la scienza e l'economia gli avranno guadagnato in modo da vivere bene, piacevolmente e con saggezza. Ecco, grazie a Domenico De Masi, con la sua storia, col frammento di storia che ha accennato, ci pone in questa contraddizione che persino prescinde dalle settimane e i mesi che stiamo vivendo. Cioè, come accade in altri campi, penso sempre alla demografia, all'idea dell'allungamento della vita media, i nostri problemi sembrano arrivare anche da buone notizie, non solo da tragedie. No, abbiamo una curiosa incapacità di gestire l'evento positivo della storia, la riduzione di quella fatica che nella sua bella introduzione etimologica Valeria Della Valle vedeva come primo sinonimo e primo fondamento del lavoro. Ecco, i nostri problemi nascono non solo dalle disgrazie che ci accadono, scusi Mimmo De Masi se traduco così in forma di proverbio popolare, ma anche dalle cose belle che ci accadono, dall'impossibilità di gestirle. Se non ricordo male era Anna Arendt che paventava il fatto che avremmo avuto il tempo libero solo quando non saremmo stati, avremmo perso le capacità di goderne, perché trasformati da secoli e secoli di lavoro avremmo perso quella capacità un tempo, ahimè, solo aristocratica di avvantaggiarsi del tempo libero. Grande problema che probabilmente quello che ci accade sta amplificando. Magari alla fine avremo qualche minuto per commentare con Domenico De Masi, anche per provare a incrociare quello che lui ci ha raccontato con quello che tra poco
Maria Pia Veladiano ci racconterà intorno alla parola scuola. Prima però di presentarla e di ascoltarla, ancora, affidiamo ancora a Valeria Della Valle il racconto della storia, anche del fondamento, diciamo, del significato e dell'uso della parola scuola. Scuola. La parola scuola deriva dal latino scolam, che a sua volta derivava dal greco scolè, che però aveva un significato un po' diverso da quello al quale siamo abituati, perché in greco la parola indicava il tempo libero, quindi un tempo dedicato a un ozio libero e piacevole, quindi indipendentemente da ogni scopo pratico. La prima attestazione, la prima prova scritta dell'uso della parola scuola, col senso di istituzione che ha una finalità educativa, la troviamo già anticamente, alla fine del XII secolo, in un testo che viene ricordato spesso perché lì ci sono molti termini che proprio lì sono stati usati per la prima volta, e si chiama Il ritmo di Sant'Alessio. Poi la parola naturalmente ha continuato il suo percorso ed è passata anche a indicare il luogo nel quale si insegna, o il luogo nel quale si impara, quindi dove si tiene una vera e propria scuola. E anche in questo caso la troviamo in un testo antico, però questa volta della fine del XIII secolo, il cui titolo è Il Novellino, che era appunto una raccolta di novelle. Però andando ancora avanti nel tempo, anche se a ritmo molto accelerato, si era aggiunto e si era fatto strada un altro valore della parola, un altro significato, che è quello di ammaestramento, esercizio, pratica. E ne abbiamo un bel esempio nel Purgatorio, e in particolare nel canto 33esimo, quando Dante mette in un verso delle parole in bocca a Beatrice, rivolta a Dante, quando gli dice: perché conosci quella scuola che hai seguitata, insomma, detto in maniera più moderna, perché tu possa sapere, conoscere quale scuola hai seguito, cioè perché tu sappia, il riferimento è negativo, quanto sia insufficiente la scuola, o meglio, in questo caso, ecco, la pratica, l'insegnamento dei filosofi, dei pensatori e dei poeti che hai seguito. E questo significato che ho appena citato con l'esempio dantesco continua a essere usato, cioè quello di pratica, di esercizio, in alcune espressioni che continuiamo a usare: crescere alla scuola della disciplina, alla scuola del dovere, alla scuola del dolore, no? Anche se oramai mi rendo conto, citando queste frasi in successione, che sono un po' sorpassate, un po' antiquate. Da qui il passo ancora successivo, qual è? Quello di usare la parola scuola per indicare un insieme di poeti, di artisti, di filosofi o di scienziati che seguono la dottrina di uno stesso maestro, e quindi la scuola di Raffaello, oppure filosofi di scuola crociana. Però parlando in particolare, insomma non solo, ma in particolare di
opere d'arte, ecco che quindi di arte diciamo figurativa, la parola scuola è spesso usata con insomma comporta un giudizio riduttivo, no? Quando diciamo un quadro di scuola, un'opera, una statua di scuola, quindi non del maestro ma di un suo seguace o imitatore. E quindi ecco che possiamo usare scuola per indicare un'opera, che sia artistica o sia scientifica, in cui l'influenza dell'insegnamento, l'influenza del modello da cui è partita, vada a scapito della originalità, no? Quindi questo lavoro sa troppo di scuola. Invece è priva di connotazione negativa l'espressione, questa ancora oggi molto frequente, della scuola di, con cui indichiamo l'autore di un'opera che appartiene al gruppo di scolari di un certo maestro in un certo campo, quindi della scuola, una tela della scuola di Tiziano, però insomma aggiornando un po' gli esempi che continuo a fare, possiamo anche parlare della scuola dei cantautori o della scuola dei rap. Poi molto frequente ancora l'espressione, la locuzione fare scuola, quindi trovare seguaci, trovare continuatori o anche imitatori del proprio pensiero, della propria opera, quindi un biologo che ha fatto scuola, un'idea che farà scuola, eccetera, eccetera. Solo dalla metà degli anni 30 la parola scuola ha cominciato a essere accompagnata da tutta una serie di aggettivi che stavano a specificare le caratteristiche di quella scuola, ovvero sia a chi era rivolta, quale tipo di insegnamento, da chi veniva impartito l'insegnamento e in quale situazione o zona. Faccio in successione vari esempi: scuola rurale, scuola materna, scuola dell'obbligo, scuola mista, scuola popolare, e potrei continuare. Per concludere voglio ricordare una espressione che fa parte di quelle, ma insomma è l'unica forse che è rimasta nell'uso comune, fa parte delle espressioni diciamo stereotipate che oggi sono state abbandonate in nome del politicamente corretto. Questa l'espressione che cito, nella quale compare la parola scuola, è ovviamente, come avete già immaginato, l'espressione nave scuola. La cito perché in ogni caso è registrata in tutti i dizionari della lingua italiana. La cosa singolare è che quando cercavo l'espressione e ne cercavo per riferirla oggi, ne cercavo la attestazione più antica, e insomma la più antica che ho trovato in realtà è relativamente recente, perché risale al 1970 e a quel capolavoro che è Gli occhiali d'oro di Giorgio Bassani, in cui proprio l'espressione nave scuola veniva attribuita, o meglio, si indicava con quell'espressione, con grande disprezzo, si indicava il protagonista, cioè il dottor Fadigati. Curiosa questo finale, diciamo, del lungo tragitto della parola scuola fino a un esito che francamente non prevedevo. Valeria Della Valle, sopravvaluta la mia o forse la vostra malizia, pensando che avessi subito pensato a quella parola equivoca, diciamo, e scorretta politicamente. Interessante vedere quante più seriamente quante stratificazioni e trasformazioni una parola subisca e quanti sensi diversi può assumere. Non so che cosa ne ereditiamo dal punto di vista dell'uso quotidiano del significato. Ne parleremo con una persona che con la quotidianità della scuola ha avuto molto a che fare, Maria Pia Veladiano, che abbiamo invitato in questo nostro terzo
Incontro, buongiorno, buonasera, intanto Maria Pia Velladiano, che è una scrittrice, soprattutto scrittrice di fiction, di una mezza dozzina di romanzi. Mi scuso di citarli così all'ammasso, ma insomma sono così abbastanza numerosi. Filosofa e teologa di formazione, e poi un lungo impegno professionale in campo della scuola. È stata insegnante, poi preside o dirigente scolastico. Non so se ha fatto in tempo ad assumere la nuova dizione burocratica della direzione delle scuole, tra l'altro a cui ha dedicato molti interventi pubblici e anche un libro di qualche tempo fa, Parole di scuola, che pare proprio l'introduzione migliore alla tua presenza qui in una serata dedicata alla scuola, in un ciclo che si chiama Etimologie, quindi proprio della parola scuola e delle parole della scuola. Oggi vorremmo ascoltare da te. Grazie, grazie dell'invito a parlare di scuola, sempre è stato un po' il mio mondo e quindi sono sempre molto contenta. Allora, Ugo Sasso è stato un architetto, tessuto di genialità e di eticità, un uomo straordinario, è stato il fondatore dell'Istituto Italiano di Bioarchitettura e 13 anni fa, poco prima di morire, morto giovanissimo, a un convegno organizzato da un'associazione ambientalista, si chiamava Green Accord, c'è ancora, ha definito, dice, è inutile cercare paroloni, l'architettura ha il compito semplicemente di costruire spazi accoglienti, questo è il suo compito. E insieme al compito etico diceva che questa costruzione, questi spazi, incidano il meno possibile sulle disuguaglianze dei consumi e dei diritti. E dice, in questo mondo che è dominato dalla tecnica e dall'economicità del manufatto, il suo compito è quello di esercitare uno spazio di libertà progettuale che entra in dialettica con il committente e con le logiche della modernità. Dice, questo spazio, che è uno spazio importante, che è tutto il lavoro, metà del lavoro dell'architetto, non è praticato. E dice, progettare un ponte oppure una seggiola è molto più facile che progettare una piazza, perché la piazza ha tutta una componente appunto di eticità, di fruizione comune e così via. E infatti dice, non è un caso che tra le più acclamate e riuscite architetture della nostra epoca vi siano le seggiole e i ponti, mentre le piazze sono tra le più nefaste. Allora, nell'anno dei ponti e delle seggiole, mi è venuto in mente questa meravigliosa sua riflessione sul fatto che perché non diventiamo una società dell'oggetto, dei ponti e delle seggiole, è necessario esercitare qualcosa di meravigliosamente importante, che è la libertà responsabile. Noi abbiamo una scuola che è una realtà complessa in questo momento, lo è sempre stata, ma adesso lo è di più nell'epoca della pandemia e della chiusura, in cui è stato qualcosa di assolutamente, diciamo, rivelatore il fatto che per un'intera estate, quando si doveva far ripartire una scuola, si sia discusso di seggiole, di sedie con le rotelle o senza rotelle. Questo è importante rispetto a un discorso più generale. Allora, in realtà, la scuola è uno spazio, la scuola è come una piazza, la piazza di cui parlava Ugo Sasso. È una grande piazza in cui si deve stare bene, in cui le persone devono essere accolte, spazio accogliente. Naturalmente è uno spazio fisico, è anche uno spazio di tipo, diciamo, simbolico, anche metaforico. Per noi che siamo, chiunque in questo momento ci sta ascoltando, noi che parliamo e chiunque ci ascolti, la scuola è legata a un andare. Andare a scuola è l'espressione più comune che si associa alla scuola, è un movimento di uscita dalla propria casa. È talmente importante questo movimento che la letteratura se ne è occupata in ogni modo, il primo giorno di scuola, no? Il riavvio dell'anno scolastico, il passaggio dalla spontaneità della vacanza, dalla libertà a una minore libertà che è quella dell'ambiente scolastico. Ma questo, diciamo, passaggio è sempre stato percepito come fondamentale perché è un passaggio di autonomia in cui si è accompagnati, almeno una volta si era accompagnati per poco tempo, il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno, ma poi diventava uno spazio di libertà anche di movimento in cui si arrivava a scuola e si trovava un altro spazio di relazioni che poteva
essere fieramente non raccontato in casa. Ci sono delle versioni molto belle anche nella letteratura. Io cito sempre questa bella riflessione di Natalia Ginzburg in Piccole Virtù, questo preziosissimo librettino, dove lei dice che la scuola dovrebbe essere fin da principio per un ragazzo la prima battaglia da affrontare da solo, senza di noi adulti. E anche qualora dovesse lì subire delle ingiustizie e dovesse essere incompreso, è necessario, dice, scrive, lasciargli intendere che non c'è nulla di più di strano in questo e che l'unica cosa importante è non commetterla l'ingiustizia, ma niente nella vita ci potrà preservare dal subire qualche ingiustizia o qualche incomprensione. E questo movimento di autonomia nella scuola, diciamo, italiana è stato messo molto molto in crisi già prima della pandemia, perché la nostra scuola conosce un po' un monstrum nei rapporti tra insegnanti, istituzione, dirigenza, preside e bambini e genitori, che è quella cosa che viene chiamata, che si chiama un po' tecnicamente, mi scuso di usare un termine tecnico, la ricerca costante della colpa in vigilando, cioè di quella responsabilità che l'adulto ha di vigilare sul piccolo, che prevale drammaticamente nella nostra giurisprudenza sulla colpa in educando, cioè la responsabilità che hanno i genitori di educare bene i figli. Siamo l'unica scuola al mondo in cui il bambino va consegnato dal primo giorno di scuola fino alla maggiore età, cioè fino ai 18 anni, letteralmente fino ai 18 anni secondo la giurisprudenza, da un adulto maggiorenne a un altro adulto maggiorenne che non lo può perdere di vista in nessun momento. Quando viene perso di vista e succede qualcosa, scatta il processo penale per questa mancata vigilanza. Ora c'è questo meccanismo, cioè questo meraviglioso movimento di autonomia che la scuola promuove, nella nostra, diciamo, giurisprudenza è sempre stato minato da questa, diciamo, situazione piuttosto inquietante, ma anche non diffusa sostanzialmente. Comunque sia, l'andare a scuola è un movimento di autonomia, è un movimento di progressiva autonomizzazione, ma non solo, è anche un movimento, l'uscita dalla famiglia, di progressiva uguaglianza. Non così facile, ma la strada è quella, perché la scuola fuori non è stata la scuola di sempre, abbiamo avuto la scuola dei precettori, la scuola in casa, ecco, che in cui i precettori venivano in casa ed educavano. Era una scuola profondamente segnata da disuguaglianze. C'era una disuguaglianza di censo, perché solo i ricchi potevano, ma anche una disuguaglianza di genere dentro questa, perché l'educazione delle fanciulle e dei fanciulli non era uguale. Il precettore, lo stesso precettore, poteva insegnare discipline diverse ai maschi e alle femmine. Ogni momento invece in cui la scuola è uscita, cioè qui è stata fuori, anche all'epoca delle scuole medievali parrocchiali oppure poi delle scuole cattedrali, è sempre stato un movimento di piccolo, progressivo, diciamo, attenuazione della disuguaglianza, di piccolo, progressivo cammino verso una maggiore, uso un'espressione moderna, democraticità. Non è ancora un'espressione opportuna, perché noi fino all'Ottocento, secondo metà dell'Ottocento, abbiamo avuto, no? La legge Casati del 59, la legge Coppino del 77, tutte le che introducevano l'obbligo dell'istruzione per 2 anni, per 1 anno, per 2 anni, poi per 3 anni, ma anche lì non c'era un principio ancora affermato di uguaglianza, assolutamente, perché le bambine avevano un'educazione parzialmente diversa, i bambini di altro tipo. Il fascismo ha esasperato questo aspetto, ma chi di noi ha un'età sufficiente per avere conosciuta l'applicazione tecnica nelle scuole medie, allora si chiamava così, sa benissimo che era alcune discipline, che questa disciplina era diversa per i maschi e per le femmine, perché i maschi facevano circuiti elettrici e traforo, mentre le femmine facevano cucina, biscotti e tiramisù. Però
il processo, diciamo, di attenuazione delle disuguaglianze è legato alla scuola fuori di casa, fuori, e diventa un processo inarrestabile nel momento in cui il sistema democratico. Sistema democratico che fa della scuola pubblica il proprio pilastro. Calamandrei lo fa, lo spiega molto bene, cioè dice che si tratta, da un lato, la scuola prepara cittadini in cui la cultura permette di non essere vittima della demagogia, ma di avere lo strumento partecipativo, ma d'altro canto la democrazia permette di godere dei talenti di tutti i cittadini che con l'istruzione hanno la possibilità di candidarsi alla partecipazione. E quindi se ne avvantaggia anche nel bene comune il fatto di avere una scuola pubblica che dà questo tipo di istruzione. Ecco, noi nella scuola della pandemia, della chiusura, del confinamento, stiamo invertendo il movimento dal fuori al dentro. Di necessità abbiamo creato, diciamo, un periodo di scuola che è ritornata in casa. La scuola che torna a casa è di nuovo, e non lo dico, diciamo, ideologicamente, ma sono i dati, è di nuovo una scuola che esalta, che amplifica le disuguaglianze. Allora, perché? Perché qualsiasi dato noi si vada a cercare, qualsiasi delle indagini che sono stati fatti, da quello più benevolo, diciamo, del Ministero, del MIUR, a quello più drammatico, un po', se si vuole, del Censis, si parla di una quantità di bambini e di ragazzi che non hanno usufruito della didattica a distanza, che va da 400.000, è il dato del MIUR, a 1 milione, il dato del Censis. 1 milione di studenti vuol dire 1 su 8 che non è riuscito a godere di questo movimento della scuola, che noi chiamiamo, con un termine molto brutto che potrebbe essere cambiato facilmente, didattica a distanza. Perché non ha potuto? E lì succede un'altra cosa che noi conosciamo molto bene. Tutte le indagini che sono state realizzate negli anni, sempre più affinate, sempre più, diciamo, interessanti, non sono tra quelli che contestano la possibilità e il dovere, anzi, di un sistema educativo di fare una indagine sulla propria efficacia. Comunque tutte le indagini ci hanno mostrato che la geografia dei risultati scolastici corrisponde alla geografia delle disuguaglianze economiche e sociali, ovvero meglio al nord che al sud, e corrisponde anche a una interna geografia di generi, meglio nei maschi che nelle femmine, ma non perché le femmine vanno male, ma perché progressivamente il loro essere più brave a scuola viene vanificato completamente dal contesto socioculturale, che diventa un contesto che seleziona, diciamo, al maschile. Quindi di fatto quello che sta succedendo è che di nuovo una scuola che va da fuori a dentro, cioè che torna nelle case, pretenderebbe in questo momento di appoggiarsi esattamente a quelle famiglie che rappresentano la prima motivazione per cui invece non vanno bene i bambini a scuola, anche nella scuola fuori. Quindi si fa riferimento a una disuguaglianza esistente, sociale, culturale, e anche di spazi che diventano importantissimi nell'isolamento, no? Quindi è una scuola che rischia, e per non parlare, che rischia di aumentare le disuguaglianze, per non parlare poi ovviamente delle situazioni di disabilità e di bambini in difficoltà che sono completamente ripiombati nelle case da cui erano usciti grazie esattamente al processo, diciamo, democratico della scuola pubblica, e quindi che rischiano ancora una volta di scivolare in questo isolamento da cui si era riusciti di uscire. Ecco. Allora, cosa succede adesso? Qual è in qualche modo una prospettiva? Cosa deve fare la scuola? E potremmo dire che la pandemia ha sfogliato, cioè sfogliato la scuola, tolto molte cose di cui era stata caricata,
corsi di scherma, tiro all'arco, rugby, tennis, alternanza scuola-lavoro, eccetera, eccetera. Adesso può fare alcune cose e sono solo quelle essenziali. Qual è l'essenza della scuola che non può, un punto di non ritorno da cui non si può tornare indietro, evidentemente? È l'attività che le attribuisce la Costituzione. L'articolo 3 dice chiaramente che bisogna portare i cittadini dall'uguaglianza formale all'uguaglianza sostanziale, e questo è un compito principale della cultura e dell'educazione. Quindi la scuola deve mettere in atto questa funzione riparatrice, che è la sua principale funzione educativa. La sua funzione educativa non è la protezione, non è la protezione dal futuro che si presenta buio e drammaticamente non sicuro, non come noi lo conosciamo, ma deve mettere in atto una funzione di tipo educativa, che è quella che permette ai ragazzi, quella della Natalia Ginzburg, che permette ai ragazzini di far fronte a questo futuro incerto. Quindi deve riparare da un lato la disuguaglianza in cui si sono trovati in questo momento i ragazzi abbandonati dalla scuola una volta che questa è rientrata in casa, e quindi bisogna trovare mille modi di prossimità. Ecco perché io contesto sempre questa didattica a distanza che è tecnica e lontana. La scuola di prossimità è una scuola che pratica ogni forma di prossimità, tutte per recuperare questa disuguaglianza. Ne elenco alcune per essere concrete, altrimenti si parla sempre, no? Ad esempio, l'Emilia Romagna ha attivato procedure per questi meravigliosi patti educativi di comunità, che sono un'alleanza tra enti locali, volontariato, figure pubbliche e private, che sono state inglobate nel piano scuola 2021. Oppure l'associazione Non Uno di Meno, che a Milano, al liceo Bottoni, accetta, sono presidi e professori in pensione, che spacchettano le classi, fanno in modo che siano meno numerose e si possano raggiungere anche quei ragazzi che potrebbero essere costretti a restare a casa perché stando a casa non avrebbero accesso perché non hanno gli strumenti necessari. Oppure ancora abbiamo 80.000 ragazzi in attesa di essere accolti nel servizio civile, sono una risorsa pazzesca. Allora io dico, la scuola non può risolvere da sola il suo problema, bisogna progressivamente tornare a scuola o restare a scuola, fare di tutto perché questo accada. Se non c'è lo spazio, colpevolmente c'è lo spazio perché uno Stato non ha pensato a questo, deve assolutamente trovare altri spazi e distribuire sul territorio cittadino o del paese, appoggiandosi a queste associazioni di volontariato, a queste mille possibilità del territorio, uscire dall'idea di una orfanilità. L'orfanilità è un'espressione bellissima che dà l'idea di non essere orfani, ma di pensare che lo si è, che si debba risolvere da soli i problemi. Creare un'alleanza molto simile a quella che ha tirato sui libri all'alluvione di Firenze, pensando che c'era niente di male che il mondo intorno aiutasse in questa situazione di pandemia, perché quello che bisogna preservare è la possibilità di non fare un tonfo nella disuguaglianza ancora una volta, e dall'altro creare le condizioni perché il fatto di poter tornare a scuola in sicurezza, quindi trasporti, quindi suddivisione sul territorio, sia qualcosa di pensato come assolutamente normale, perché la scuola è il cuore della società. E non si può pensare veramente che ogni volta che c'è un problema si può chiudere la scuola. La scuola non va chiusa a tutti i costi, se non in momenti di emergenza assoluta. Quindi riaprire. Torno ancora a Ugo Sasso un po' circolarmente, il quale diceva evidentemente che non si può pensare, cioè l'architettura che lui aveva in mente non poteva in nessun modo, diceva lui, pensare alla casa tecnica come spazio da vivere, ma deve sempre solo pensare
al luogo in cui le persone possono stare bene insieme, e lo stare bene comprende evidentemente anche il fatto di creare prossimità diverse da quelle che magari finora abbiamo conosciuto. Grazie a Maria Pia Villadiano per questo intervento così denso, così diciamo pieno di passione, di competenza, oltre che di esperienza. La ringrazio davvero, ho posto delle questioni su cui magari qualche minuto per conversare ce lo avremo, lo abbiamo senz'altro per richiamare in causa Domenico De Masi, però vorrei anche un po' a connettere i due racconti che avete fatto, perché in entrambi i casi ci troviamo di fronte a delle aperture anche di possibilità generate da progressi positivi o viceversa da eventi negativi, e la fatica intellettuale, anche pratica, anche politica, a raccogliere queste possibilità. Nel caso del lavoro, Domenico De Masi, questo è particolarmente significativo secondo me, perché ogni volta è come se ci trovassimo di fronte a delle emergenze che mettono in primo piano il timore, la perdita, il timore di perdere lavoro, cioè di perdere salario, di perdere identità, di perdere il posto, e non riusciamo a guardare le trasformazioni profonde, per esempio quelle che in questo momento il posto in qualche modo lo hanno sottratto, molte persone lavorano senza più posto di lavoro, e non riuscire a vedere quindi la trasformazione lunga, l'apertura anche di possibilità positive o possiamo dire progressive. Volevo sapere, vista la tua esperienza lunga e combattiva, persino militante da questo punto di vista, quali sono le possibilità, le condizioni, diciamo così, culturali o anche sociali o anche politiche, per cui in primo piano emerga ogni tanto la possibilità positiva, il tema per esempio della riduzione dell'orario e non della mancanza del lavoro? Quali sono le condizioni, quali sono gli ostacoli per cui questa possibilità si è affacciata con molto molto cautamente, molto molto marginalmente? Quali sono le possibilità che venga più in primo piano, che torni più al centro, non solo il nostro dibattito, ma anche della nostra percezione, della nostra sensibilità intorno al tema del lavoro? Ma tu hai citato Hannah Arendt nel 58, in quel libro famoso Vita Attiva, si chiede e ci chiede cosa succede di una società basata sul lavoro quando il lavoro viene a mancare. Ora, la nostra società è sicuramente basata sul lavoro, perché l'articolo 1 della Costituzione lo dice, però c'è una contraddizione in tutto questo, perché quando è stato scritto quell'articolo 1 della Costituzione, il lavoro rappresentava quasi la metà della vita umana, della vita di un lavoratore. Oggi il lavoro rappresenta un decimo della vita di un lavoratore. Noi viviamo 700.000 ore e lavoriamo 70.000 ore. E allora si può concepire un articolo 1 della Costituzione così riscritto? L'Italia è una repubblica democratica fondata su un decimo della vita. Questo sarebbe praticamente impossibile. Ma noi abbiamo talmente introiettato il lavoro come dovere, come castigo, come riscatto, come essenza proprio onnivora della nostra esistenza, che praticamente riteniamo ogni cosa praticamente subordinata al lavoro. Abbiamo un manager è una persona che dovrebbe lavorare 8 ore al giorno, ma ne lavora spesso 10 e più, che trascura per questo la famiglia, che trascura la cultura, che trascura l'impegno civile, che trascura il tempo libero, che trascura gli amori. Bene, questa persona praticamente è talmente impregnata del lavoro, è talmente alienata nel lavoro, che non riesce a concepire qualcosa di diverso. Mentre noi abbiamo una possibilità straordinaria, abbiamo la possibilità di delegare finalmente alle macchine tutte le attività che hanno bisogno di velocità, di precisione, e che le macchine fanno molto meglio di noi, con meno costi, con meno pause, con meno scioperi, con meno conflitti, mentre noi ci possiamo dedicare molto di più alle attività tipicamente umane, cioè creatività e procreatività. Ora, tutto questo è a portata di mano, finalmente. Lo aveva intravisto Keynes nel 1930 in quella prodigiosa conferenza intitolata Prospettive per i nostri nipoti. Io vorrei proprio che leggessimo tutti
perché nel 1930, quando non si era ancora scoperto o inventato cose straordinarie come gli antibiotici, come l'energia nucleare, come l'informatica, eccetera, già intravedeva questa possibilità che noi abbiamo oggi, cioè di dedicarci molto meno a quell'attività che chiamiamo lavoro, delegando molto di più, riducendo gli orari e in questo modo annullando la disoccupazione. Perché i tedeschi, lavorando 1.400 ore all'anno, hanno una disoccupazione del 3%. Noi, lavorando 1.800 ore all'anno, abbiamo una disoccupazione del 10%. E non c'è altra soluzione. Quindi io credo che, per esempio, lo smart working non sia che un primo tassello di un mosaico complessivo che ripropone il lavoro come una pedina importante della nostra esistenza, ma non onnivora, assolutamente. È una delle nostre attività insieme a tante altre. Abbiamo la possibilità di produrre beni e servizi con molto meno lavoro umano e questo sarà sempre più così. Il problema non è più la produzione, il problema è la distribuzione della ricchezza. Gli italiani hanno 34.000 dollari pro capite di ricchezza. Se fosse equamente distribuita, con 34.000 dollari ogni famiglia sarebbe a posto, se ogni membro della famiglia guadagnasse tanto. Invece la distribuzione, che purtroppo non sappiamo risolvere come problema. Io credo che siamo di fronte a una possibilità straordinaria e questo coronavirus che ci costringe a una decrescita, che poteva essere una decrescita scelta, poteva essere una decrescita del superfluo, un puntare sull'essenziale, questa pandemia ci sta costringendo a farlo. Non abbiamo voluto farlo di buona volontà nostra, ce lo costringe lei. Stessa cosa con lo smart working. Il primo marzo erano 500.000 i telelavoratori d'Italia, il 10 marzo erano schizzati a 8 milioni. Come mai non lo avevano fatto prima, nonostante i vantaggi che il telelavoro comporta? Non l'avevano fatto prima perché c'era un rifiuto culturale, una visione del potere da parte dei capi di carattere quasi fisico, quasi tattile. Quindi io credo che siamo di fronte a una meravigliosa possibilità di ridurre ulteriormente il lavoro di carattere esecutivo, delegabile alla macchina, di avere noi il lavoro creativo, il quale non ha tempo né luogo per il lavoro creativo. I creativi sono stati i primi a inventare lo smart working. Ognuno di noi che fa lavoro creativo lo fa dovunque praticamente, lo fa quando va al cinema, lo fa quando va al teatro, lavora in qualche modo quando riposa perfino, perché molte idee possono venire in dormiveglia. Quindi abbiamo una possibilità straordinaria che questa pandemia ci sta accelerando, ne sta accelerando l'arrivo e io spero che ci sia la saggezza per capire tutto questo. Grazie De Masi, posso dire che almeno quello che ci ha raccontato finora Maria Pia Vladiano, a cui lasciamo sì, un paio di minuti, tre minuti li abbiamo ancora per chiudere questa conversazione, non intravedeva quello che sta accadendo nel mondo della scuola, riassumibile in questa immagine approssimativa e anche sgradevole forse nella sua proprio costruzione della DAD, didattica a distanza, peraltro DAD è un termine carino in un'altra lingua, indica il padre, quindi vedere no DAD dappertutto mi colpisce, a me mi colpisce, mi sembra una negazione della figura paterna, non solo come vorrebbe la didattica a distanza, perché quello che tu ci raccontavi Maria Pia, mi ha molto colpito la formula dell'inversione, cioè la funzione della scuola, quella restituzione di autonomia e quella erogazione di possibilità di eguaglianza viene invertita nella situazione attuale in una forma che invece amplificherebbe la dipendenza e registrerebbe la diseguaglianza, quella geografia, quell'immagine di una carta geografica che è esattamente la carta geografica delle divisioni di classe, di locale, di geografie geografiche e anche di genere. Ecco, ma non c'è proprio nulla di positivo in quello che ci sta accadendo ora, Maria Pia. Per esempio, in una constatazione del rapporto tra scuola e resto della vita, perché una cosa molto interessante e anche problematica che è accaduta in questi anni, in questi decenni,
È il fatto che un tempo, esattamente come il tempo di lavoro occupava tutta la nostra vita, la scuola era il nostro unico fattore di educazione, di accrescimento culturale, persino di socializzazione. Negli anni, tra le tante cose accadute, c'è anche il fatto che la scuola è stata un po' svuotata di questo senso, almeno esclusivo, apprendiamo in molti modi diversi, facciamo esperienza in molti modi diversi, e questo, per esempio, è qualcosa che oggi salta sotto gli occhi. Ricacciando, cioè, l'assenza di scuola nel suo spazio deputato ci costringe forse ad affrontare un tema che la scuola ha un po' ignorato, cioè il rapporto tra se stessa e il resto della vita dei ragazzi, le loro condizioni, le loro possibilità, i loro desideri, le loro pratiche. Sto cercando naturalmente di farti dire qualcosa di positivo su uno scenario che mi sembra ti ha colpito, oddio, opportunità, meglio, di cogliere opportunità. Dove naturalmente non possiamo che vedere invece il disastro, il dramma. Ma no, no, ci sono delle cose positive senz'altro. Allora, una è questa che i ragazzi hanno improvvisamente capito che la scuola, qual è l'importanza della scuola nella loro vita. Non è una cosa da poco, non è una cosa da poco perché, diciamo, in una situazione che loro hanno conosciuto, che è stata, come di una sorta di ovvietà, cioè a scuola si va perché è un dovere. E anche naturalmente è un diritto, però lo sentono meno come diritto se non hanno dovuto né lottare né combattere o altro, lo sentono più come dovere. È chiaro che si può pensare di contestarla, nel senso, senza conoscerne bene il valore, insomma, dopodiché c'è tutto il discorso, secondo me, importantissimo, che la contestazione fa parte della crescita, eccetera, eccetera. Però è tornata al centro di discorsi importanti, a parte, ripeto, qualcosa di enormemente, secondo me, un atto veramente colpevole, diciamo politicamente colpevole, socialmente colpevole, che è stato il dibattito sulle sedie, perché ha spostato il problema principale, che era esattamente tutto un altro, ed era che scuola facciamo? Che scuola facciamo adesso che la scuola può venir meno? È questa l'unica domanda seria, no? Vanno bene tutte le ore che stiamo facendo, va bene la modalità che conosciamo, e no, non può più andare bene così. L'ha spostato su questa cosa surreale delle seggiole. È stato molto interessante da questo punto di vista. Però importante è stata questa riappropriazione del concetto di scuola come un diritto da parte dei ragazzi e come qualcosa di estremamente importante. La seconda cosa sicuramente positiva è stata che si è creata, anche se non è stata molto esplorata, ma è molto interessante, una nuova prossimità. Gli insegnanti sono entrati nelle case dei ragazzi e hanno visto come si può lavorare o come non si può lavorare in queste case. Cioè, hanno visto che ci sono case come quelle che stanno dietro a me, con ampi spazi, le librerie, eccetera, e che ci sono ragazzi che si sono collegati in cucina, che si sono collegati nell'angolo del corridoio, che non hanno potuto collegarsi, che non hanno proprio potuto, anche se è stato dato loro un tablet, perché non c'erano genitori che potessero aiutarli. Pensiamo ai piccoli, no? Nella prima chiusura da pandemia. Quindi hanno visto che i ragazzi non sono isolati dal mondo in cui si trovano. E i ragazzi sono entrati in una nuova intimità nelle case dei professori. Si è creata un'intimità fortissima, il viso che si vede, no? Gli occhi che si guardano, completamente nuova. Un altro elemento è quello del fatto che adesso, diciamo, come dire, il movimento di nuovo è di nuovo che devono uscire nel mondo e devono di nuovo, diciamo, rapportarsi con la scuola mondo. Quindi sì che c'è stato, è una rivoluzione in atto. L'errore più importante, più grave che si può fare in questo momento è pensare che si deve tornare a quello che era prima. È questo l'errore. Non si può più, cioè bisogna tornare magari nelle scuole, senz'altro perché la comunità, la prossimità, perché tra l'altro adesso bisogna anche riparare una cosa importante, oltre che l'ignoranza e la disuguaglianza, ma anche la paura. C'è una paura folle dei genitori sul futuro, che c'era già prima, per cui la scuola sembrava che dovesse soprattutto proteggere. E allora questo discorso della paura lo si affronta solo insieme, della scuola è un luogo competente per affrontare le paure, perché tutti in qualche modo gli attori sono presenti, i giovani, i più grandi, i genitori, la società, la
politica, eccetera. Quindi no, l'unica cosa da non fare adesso è dire torniamo a quello che eravamo prima, bisogna tornare infinitamente più competenti da insegnanti sugli strumenti che abbiamo utilizzato in modo un po' anche, come dire, veloce, no? Il Censis ha definito questo periodo il più grande corso di aggiornamento degli insegnanti italiani in materia di nuove tecnologie, e bisogna tornare anche con una nuova consapevolezza di un'alleanza che deve funzionare, perché così funziona tutto, altrimenti non funziona nulla, dappertutto, sanità, eccetera, eccetera. Io vi ringrazio molto, serata davvero molto intensa e molto, molto istruttiva, la parola scuola forse mi ispira questa definizione, ma veramente abbiamo capito e compreso molte cose, e anche la natura delle difficoltà e delle possibilità diverse del conflitto, della crisi, quindi le diverse possibilità che si aprono, merito soprattutto di Domenico De Masi e Maria Pia Veladiano, che saluto davvero con molta, molta riconoscenza anche per la loro disponibilità a riassumere temi molto complessi come le parole o i campi di vita umana che abbiamo trattato questa sera, scuola, lavoro, questo ciclo di etimologie che tornerà lunedì prossimo con l'ultima coppia di parole, sono la parola confini e la parola memoria, quindi un tema, parole molto strane, molto singolari, sottoposte in questi anni a revisioni continue, possiamo dire, la memoria è un campo continuo di ripensamento, i confini hanno smesso di apparirci come qualcosa di fisso, sono diventati mobili, ci sarà una storica, Silvia Salvatici, a parlare di confini, e un giornalista, uno dei più grandi giornalisti italiani, un saggista, Ezio Mauro, a parlarci di memoria. Io vi saluto ricordando che Etimologia è un ciclo promosso da Emilia Romagna, Teatro Fondazione, del Gruppo Unipol, curato da me, Marino Simbaldi, e da Claudio Longhi con la media partnership di Rai Radio 3, ringrazio per il lavoro che ha fatto e continua a fare con noi Sergio Logatto, per Viviana Gardi e Deborah Pietroborro la riconoscenza naturalmente per il sostegno continuo, Francesca Cappi la gratitudine per aver curato la manutenzione e la regia di questo collegamento. Buona serata.